In compagnia di Silvia Bono, senatrice e membro della Commissione del Senato contro la violenza di genere, il femminicidio, chiediamo di spiegarci rapidamente, in modo sintetico, qual è lo sforzo dello Stato nei confronti appunto della lotta, cioè qual è lo sforzo dello Stato contro la violenza di genere. Diciamo che la nostra commissione si occupa di indagare sul fenomeno della violenza di genere e in particolar modo sul femminicidio, con varie audizioni degli operatori nel settore giustizia, degli operatori sociali. Noi stiamo valutando anche l'idea di portare avanti un testo unico riguardante la violenza, perché le leggi esistono ma vanno chiaramente applicate nel modo giusto e raccolte in un testo unico che dia la possibilità di gestirle in un modo più efficace. La nostra commissione si propone poi di fare una formazione, perché è chiaro che il problema della violenza di genere è un problema culturale, quindi insistere nella formazione nelle scuole, ma soprattutto nella formazione specialistica per gli avvocati e i magistrati, perché è chiaro, io sono avvocato, ma non solo, quando si accolgono persone vittime di violenza c'è bisogno di una particolare sensibilità, ma c'è bisogno anche di una particolare formazione specialistica, e questo col codice rosso è stato inserito per le forze dell'ordine, ma lo Stato si deve impegnare, noi ci stiamo impegnando, lei ha parlato di sforzo, io dico che è proprio un dovere dello Stato anche cercare le risorse necessarie e distribuirle in modo equo, anche in collegamento con le regioni, per i centri antiviolenza e soprattutto per i centri di accoglienza delle donne e dei bambini vittime di violenza assistita. Prima abbiamo fatto un'intervista alla Presidente dell'Associazione Antonella Sotira, avvocato anche lei, e nei vari tavoli ci sono dei volantini che ricordano varie leggi che in qualche modo hanno segnato la storia legislativa italiana, potremmo dire a favore della donna, della liberazione, dell'equità dell'uomo, della parità uomo-donna. Molte di queste sono inattuate, c'è un problema di inattuazione di molte norme, quindi io le chiedo, non è più, diciamo, l'osservatorio è importante, ma far funzionare quello che c'è è poi anche un problema di strutture. Per esempio, una delle prime forse leggi di questo tipo è stata la legge, insomma, istitutiva dell'aborto, dove in qualche modo era segnato che si dovesse fare prevenzione, informazione, però come sappiamo è molto carente lo Stato italiano in questo senso. Sì, infatti è quello che dicevo prima, perché le leggi ci sono, le norme esistono, vanno giustamente applicate, ecco perché le parlavo di un testo unico, perché poi è difficile ritrovarsi in tante norme, come si dice, tante norme, nessuna norma, quindi è giusto focalizzare l'attenzione su determinati provvedimenti legislativi che siano però adeguatamente in sinergia con la formazione a cui lo Stato è obbligato, formazione che comincia dalle scuole e che deve essere anche posta in essere dai dirigenti scolastici, la formazione a cui hanno diritto e dovere gli insegnanti è bene che sia declinata anche sulle forze, nella forma di un'educazione di genere. Non basta l'educazione civica, che secondo me deve essere trasversale. Io personalmente sono favorevole all'educazione civica nelle scuole, ma ritengo che sia una materia trasversale, come trasversale è l'educazione di genere. Stiamo lavorando anche ad un progetto di educazione all'emotività, all'affettività, che chiaramente volge a sensibilizzare i ragazzini fin da piccoli a questo modo
di approcciarsi al confronto anche tra il padre e la madre, ad accettare anche determinate situazioni e comprenderle e magari ribellarsi per evitare quelle forme di violenza assistita, quelle forme di paura. Lo Stato deve fare sempre di più, perché non basta la punizione, non basta l'aiuto delle forze dell'ordine, c'è bisogno che tutti noi, ognuno di noi, ogni giorno abbia la forza anche di aiutare gli uomini maltrattanti. Quindi l'attività della nostra commissione d'inchiesta non è solo diretta ad evitare, a comprendere le varie forme di violenza sulla donna o di violenza di genere in generale, ma è volta anche a fare una formazione specifica agli uomini, e questo si può ottenere solo con una sensibilizzazione, perché se appena la donna denuncia si interviene anche sull'uomo, evitando la paura che invece c'è adesso, perché la donna, anche se denuncia, a volte si ritrova da sola, allora riusciamo ad evitare che ci siano forme di violenza, ma perlomeno a diminuire i casi di violenza di genere, soprattutto di morti di donne e madri di bambini. Senta, un'ultima domanda, parlando un pochino più dell'aspetto politico. Se non erro, lei è senatrice di Italia Viva, sì, attualmente. Ecco, c'è un panorama politico abbastanza in qualche modo estremizzato, soprattutto sulla destra, dalla parte destra in qualche modo dell'emiciclo parlamentare, e c'è la preoccupazione che la proposta politica dei rappresentanti, dei cittadini, sia un po' rivolta al passato, non al futuro, come ciò di cui stiamo parlando, cioè il miglioramento, cioè un ritorno a una certa concezione che certo non agevola un lavoro e un impiego di risorse anche politiche per la difesa di tutte le vittime di violenza di genere. Sì, io penso che invece bisogna guardare non tanto al futuro ma al presente. Io dico che i giovani sono il presente e su loro bisogna concentrarsi in questa attività di sensibilizzazione e di formazione. Noi in commissione stiamo anche studiando alcune sentenze per capire tutto l'iter anche giudiziario e perché si arriva a determinati atti e come vengono gestite poi queste forme di violenza. E soprattutto è importante distinguere tra violenza e conflitto, e su questo bisogna lavorare attentamente anche con delle persone specializzate nei vari settori. Grazie alla senatrice Silvia Buono.